Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Abbiamo attraversato il percorso dei pellegrini, siamo entrati in clausura. Questo luogo importante perché ancora oggi non è possibile entrare e visitare questi luoghi particolari dove Padre Pio ha soggiornato, come ad esempio il corridoio, la piccola saletta, la cella numero 5, il sacellum, che man mano vi stiamo facendo conoscere. Oggi siamo qui perché effettivamente qui nel febbraio del 1949 vi è stato un celebre giornalista italiano che è venuto a mancare nel 2009. Igor Mann. Lui ha raccontato e anche scritto che tra i tanti personaggi che lui ha intervistato, veramente tanti, famosi, Padre Pio gli è rimasto nel cuore. E di qui il suo racconto. Si trovava ad Acquaviva delle Fonti nel febbraio del 49 per fare uno scoop su uno degli ultimi lebbrosari europei rimasti ancora in vita. E proprio da Acquaviva gli dissero: vai a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, c'è un santo frate che compie miracoli. Allora lui immediatamente si mette in cammino verso San Giovanni Rotondo, in pullman. Lui era un giovane cronista, arriva a San Giovanni Rotondo una tormenta di neve che quasi a fatica riesce a raggiungere il piccolo convento. Nel momento in cui entra in chiesa, quindi poi nella piccola sacrestia, qui incontra Padre Pio. Padre Pio era con alcuni sangiovanesi, si tratteneva e soprattutto si rideva insieme a queste persone. Infatti Igor, quando entra, lui dice che apre la porta in modo così violento, uno perché era stravolto dalla neve che vi era fuori, due proprio perché doveva ripararsi. E nel momento in cui entrò tutti lo guardano, ma poi continuano a ridere e raccontarsi la loro giornata. Si avvicina a questo gruppo e Igor gli chiede: padre, dovrei parlare con lei a tu per tu, perché vengo da molto lontano. Padre Pio lo guarda, ma poi continua a parlare, a chiacchierare con gli altri. Lui avrà pensato: chissà quale peso porto, perché mi sono rivolto così a Padre Pio. Ma in realtà poi Padre Pio lascia questo gruppo e va verso la clausura. E proprio in quel momento che si avvicina ad Igor, lo prende sotto braccio e fa con lui il percorso che porta dalla sacrestia, quindi entra dalla piccola sacrestia. Farà sicuramente queste scale perché Igor racconta che sono arrivati dinanzi alla sua cella. Arrivato, diciamo, verso il percorso, lui gli dice: Wagliù, chiaramente parlando in dialetto beneventano, ma tu che vuoi da me? Tu sei un giornalista, è vero? A quel punto Igor è stravolto. Che cosa sei venuto a fare? Voi la dovete smettere, voi giornalisti, di raccontare al mondo che io faccio miracoli. Poi giustamente, dice Padre Pio, e ha scritto Igor nelle sue memorie, giustamente i superiori se la prendono con me. Voi così mi inguaiate, ha ancora continuato Padre Pio, il tempo dei miracoli è passato. E intanto continuarono a salire e poi gli chiede: tu che cosa vuoi da me? Lì a quel punto Igor racconta che era stravolto perché aveva capito che era il giornalista e poi il tipo di domande che voleva fargli, appunto dei miracoli. A quel punto lui, stravolto, gli chiede: padre, le fanno male le ferite? E qui Padre Pio di nuovo: ma perché mi chiedi questo? Perché mi chiedi se le ferite mi fanno male? Che cosa vuoi da me? Lui dice: padre, sono stravolto, forse la neve mi ha un po' scombussolato. Mi dia un messaggio per tutti gli uomini di buona volontà. E Padre Pio qui rispose: chi dubita troppo può scadere nel peccato. Non parlo soltanto del dubbio riferito alla parola e dopo non dubitarvi nessuno, neanche del nemico. Lo so, è difficile, Wagliù, dice Padre Pio, ma bisogna avere fede. Anzi, a proposito, gli chiede: a fede come stiamo messi, ragazzi? Continua ancora col suo intercalare beneventano. Non lo so, va e viene, dice Igor. Non lo so, padre, lui ancora era stravolto. Allora ascolta, ragazzo,
Certum est quia impossibile est, è certo perché è impossibile. Attaccati a questa zattera, attaccati a questa zattera, glielo ripete due volte, e non affonderai mai. Poi nel congedarsi, perché ormai era arrivato verso la sua cella, nell'andare a baciargli la mano che gli ha accarezzato la spalla, gli ha dato un po' un paio di pacche, gli ha stretto la mano, però lui dice piano e quasi incredulo, e poi lui descrive questo momento quasi inorridito, sente che il suo dito, ecco, appoggiato ai mezzi guanti, quasi va ad affondarsi in quello che è, in quella che è la sua piaga della mano. E in quel momento lui racconta che c'è stata una violenta vertigine che lui ha sentito, una violenta vertigine improvvisa, ha detto, mi ha saccheggiato tutto, queste le sue parole, ma è stato proprio un attimo per fortuna, lui racconta, poi la benedizione, quindi il sorriso paterno di Padre Pio.